Nel video di oggi, signori, compreremo insieme live in diretta 200.000 euro di questo ETF che vedrete tra poco, che serve per investire la liquidità in modo sicuro. Quindi se volete investire la liquidità in modo sicuro, quella che non vi serve nel lungo termine, il video di oggi è quello che fa per voi, anche perché vedremo proprio nel dietro le quinte come si acquista un ETF. Dottor Zanni, è pronto? Siamo sempre pronti e lei continua a farmi investire, ma siamo sicuri? Ma i signori a casa che ci seguono devono vedere come si acquista dietro le quinte, perché ci sono troppi influencer che chiacchierano, non hanno mai fatto un acquisto neanche di 5.000 euro. E allora facciamo vedere le cose. Noi appunto ci sarà un motivo, no? Se non lo fai, adesso non è che sono tutti scemi. Noi che facciamo? Lo facciamo all'ordine del giorno, anzi voi consulenti finanziari indipendenti che lo fate proprio tutti i giorni con i clienti, aiutate i clienti ad investire bene, correttamente, eccetera. Queste cose sono normalissime, vengono fatte con una naturalezza, e in questo vi aiutano anche i consulenti, perché è normale acquistare 200.000, 1 milione di euro di ETF, cioè è normale per chi ha patrimoni. Non sono rischiosi gli ETF, o meglio, non sono pericolosi come ve lo dipingono, poi dipende dal tipo di ETF, possono essere più rischiosi o meno rischiosi, chiaramente, però ci sono ETF più rischiosi, ETF meno rischiosi, ETF adatti per profili di rischio alti e per orizzonti temporali lunghi, altri ETF adatti per profili di rischio bassi e orizzonti temporali brevi, altri ETF che fanno schifo perché non sono adatti. Non sono adatti a niente, sono adatti. Fateli e a posto. Sono per mitopatici. Lasciateli lì. Esatto. Quindi non è che ETF poi per forza una cosa buona. Quindi mettetevi comodi, signori, perché in questo video di oggi vedremo tante cose che non vi hanno mai fatto vedere. Smontiamo tanti falsi miti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Condividetelo con gli amici, investitori, parenti, perché aiuterà tante persone. Commentate sotto nei commenti, diteci la vostra, e soprattutto se volete farvi seguire dai nostri consulenti iscritti all'albo e fare un lavoro fatto bene sui vostri investimenti, guadagnare di più, rischiare di meno, risparmiare un sacco di soldi, sotto in descrizione c'è il link per richiedere un'analisi gratis. L'analisi è gratuita, 70 pagine di report, sono diventate 70, fatte da un consulente iscritto all'albo che può farli, che poi ve li spiega anche come ve li spiega. Non avete da rischiare niente, solo da guadagnarci da questa analisi gratuita. Sfruttatela, sotto in descrizione c'è il link, vi aspettiamo. E io poi ve lo ridico, altra iniziativa, questa è iniziativa mia, se avete più di 1 milione di euro, se investite più di 1 milione di euro, vi regalo, io ve la regalo, il quarto d'ora di call con Danilo. Moretti continua a regalare il quarto d'ora dagli altri, ma regala il tuo. Un quarto d'ora alla volta, Dani, che problema c'è? Non c'è problema, dai. Sarà un problema per gli amici milionari. Ma per lei no, per lei sicuramente non è un problema. Per gli amici milionari, ma no. Per gli amici milionari, questo ed altro per i nostri amici milionari. Poi se avete 10 milioni facciamo un'ora di Danilo, quindi andiamo migliori. Adesso vediamo. Andiamo milionati, vabbè, milionati ci potrei andare a migliorare. Sotto in descrizione c'è il link, è bello fare i regali così, beh, questo mi piace. Andiamo, dottor Zanni. Allora, cosa facciamo? Io acquisterei e poi andiamo a vedere il bel ETF. Non è il primo video su questo canale che facciamo. Quindi andiamo a cercare sempre per ISI, vediamo se ce lo trova. Io dico, un assicuratore della banca glielo fa vedere, perché non ci mette 1 milione di euro complessivamente nei prodotti che gli... Secondo me no. Oh, eccoci qua, ce l'ha trovato subito, tra l'altro qua avventurosi perché non siamo neanche su borsa italiana. Esatto, se vuole allora facciamo così, perché magari vi siete persi qualche video. Se non avete visto il video dove abbiamo acquistato 600.000 euro di un altro ETF, sotto in descrizione vi metto il link così lo potete andare a vedere. L'abbiamo comprato al meglio, l'abbiamo comprato su borsa italiana, oggi andiamo a fare un altro acquisto, questa volta su Xetra, quindi cambiamo la borsa di acquisto. Esatto, guardiamo perché stiamo parlando di liquidità, perché vedete che il rischio sottofondo a questo ETF, che poi andiamo a vedere, quindi mi raccomando rimanete fino alla fine di questo video, è assolutamente quasi nullo, quindi a un anno sta guadagnando, a 3 mesi sta guadagnando, esatto, a un giorno... È un giorno laterale. Tra l'altro era comparsa una scritta, peccato che adesso non c'è più, che non ci sono stati scambi nella giornata. In realtà scambi ci sono stati, va bene, ma anche se non ci fossero stati scambi sarebbe stato un problema? No. Perché no? Vi hanno detto che gli ETF non sono liquidi, che la controparte, qualcuno se comprate qualcuno ve lo deve vendere, se non c'è la controparte. No, la controparte c'è sempre perché hanno un obbligo di liquidità, e quindi c'è il market maker, anzi per essere più precisi il partecipante autorizzato, che è lì sul mercato
pronto a farvi da controparte quando volete comprare o quando volete vendere. Esatto, quindi noi qua vediamo questo ETF, qua vediamo anche qua lo spread, denaro lettera, quindi abbiamo il prezzo. Ma è enorme lo spread. Ma sei nato a comprare 200.000 euro con uno spread così alto? Infatti chiudiamo qua e... Ma è meglio un fondo che costa il 5%? Il fondo quanto ha di spread il fondo? Zero. Perché il fondo cosa compra poi? Le patatine. Compra le patatine che non hanno spread. Certo. Ok, non compra azioni, obbligazioni, che a loro volta hanno lo spread, giusto? Occhio in te, cuore non vuole. Perfetto. Ma il 5% di commissione all'ingresso, ogni tanto, pum, ce le... Perfetto, allora quantità, facciamoci i soliti nostri conti, quindi se vogliamo investire circa 200.000 euro a un prezzo di 20, arrotondiamo 52, sono 9.746 quote, quindi facciamo 9.750, certo, arrotondi. 50 non me li fa. Ah, già, perché il limite massimo è 200. Non lo fare meno, 40. 40, perché 40, c'è il limite massimo riacquisto dalla banca che è di 200.000. Esatto, già facendo così compriamo, vediamo importo stimato, siamo al limite. Su qua, non so se vogliamo andare a dare una controllatina sull'Oxetra per vedere un book un pochettino più approfondito. Ok, andiamolo a vedere. Andiamo a vedere. Eccoci qua sul sito di Borsa Tedesca, andiamo a vedere. Ci danno già tra i livelli del book. Oh, qua ce li spandono bene, anche qua ce li danno ritardati. La banca dovrebbero darceli in tempo reale. Vabbè, questo è l'altro discorso. Se banca ci state vedendo, ecco, fate qualcosa. Su questo noi... Gognosa. Esatto. Noi siamo a, scusatemi, 9.740. Vedete che andremo a colpire diversi livelli. Arriveremo più o meno a questo livello, 20,525 contro 20,51. Stiamo parlando di uno 0,015 di spread, che praticamente è uno 0,0 qualcosa. 0,07, 0,08. Siamo nell'ordine del nulla, signori. Ma facendo l'ordine al meglio, L'ordine al meglio vuol dire compramelo al peggio, vuol dire. Se addirittura non voleste avere questo problema di spread, basta che mettete un ordine limit. Se noi volessimo farci eseguire ad un prezzo che decidiamo noi, che ne so, 20,519, mettiamo un ordine limit a 20,519 e o me lo eseguono a 20,519 oppure non mi viene eseguito. Chiaramente adesso, per farvi vedere proprio i problemi che vi fanno credere della liquidità, acquistiamo 200.000 euro a mercato, quindi andando a colpire più livelli del book, e vedete che poi non sarà un problema, non sarà. Quindi anche comprando al meglio, che sarebbe comprare al peggio sostanzialmente, non è un problema, è un problema di niente. Se poi volete fare proprio i nazisti delle commissioni, allora mettete un ordine limit e non ci sono problemi. Niente. Qua il rischio di mettere un ordine limit è che questo ETF, poi lo andremo a vedere, anzi l'abbiamo già visto sul grafico, cresce ogni giorno. Dello 0,01 più o meno, sì, al giorno, e quindi il rischio è che domani avrà un prezzo leggermente più alto, quindi mettere 20,519 non mi piace. Io metterei probabilmente 20,52 sperando di essere acquistato. Comunque 3.000 me le porto a casa e speriamo che oggi barra domani a questo livello ci arriva. Però ecco il rischio di rimanere poi ineseguiti su una parte di ordine, quindi dover mettere un ulteriore ordine, magari tra qualche giorno a prezzi più alti. Per risparmiare lo 0,000 ti perdi lo 0,1% del giorno. Esatto. Quindi detto questo, io procederei anche al meglio, mi prenderei questo rischio, se continuiamo. È incredibile come gli vendono e li invendono. Ok, perfetto, dovrebbe essere tutto ok, invia ordine, revoca modifica, vai al patrimonio. Esatto, anche se voleste fare l'ordine degli 7 milioni non sarebbe un problema. Eccolo qua, noi adesso abbiamo circa 800.000 euro, perché avevamo già i nostri 600.000 investiti, su questi 200 abbiamo, eccolo qua, lo spread era uno 0,09, più qua dovrebbe esserci anche il costo di negoziazione, e quindi il prezzo di carico è stato un 20,528, possiamo andare a vedere, ritornato qua 52, quindi più o meno qua in mezzo, quindi abbiamo scalato un po' di livelli. Però ragazzi, stiamo parlando dello 0,08, probabilmente qua abbiamo 0,09 per i costi di negoziazione. Se volete vedere anche qui l'acquisto dell'altro ETF che vedete nell'immagine, abbiamo acquistato qualche secondo fa, prima di iniziare il video,
il video in cui vi facciamo vedere l'acquisto dell'altro lo trovate sotto in descrizione. Quindi questi acquisti sono stati appena fatti, chiaramente sono legati all'acquisto che è stato fatto adesso, questi da domani, dopodomani, quando girano già in positivo. Andiamo a vedere invece il nostro impatto, visto che aveva un po' meno liquidità. Vediamo se ha avuto un impatto. No, qua sembrerebbe non ce lo prende ancora, magari ci vuole un po' di tempo. È l'operatore della banca che l'aggiorna a mano. Ecco qua, potremmo aver scalato, ma in realtà un po' di livelli potremmo essere arrivati qua. Però anche il fatto di essere entrati con comunque un prezzo non altissimo, comunque lo spread era, quindi praticamente in giornata, se vedete qua era qualcuno che comprava, se vendete qua è qualcuno che vende, ok? Quindi se vedete questo è qualcuno che comprava, qua comprata, comprava, qua qualcuno che ha venduto. Qua ha venduto, qua ha comprato. Esatto. Qua ha comprato bene, qua ha venduto, qua ha venduto, e qua ci saremo noi tra un po', probabilmente ritardato, non l'ha ancora preso, che abbiamo comprato. Esatto. Bene. Andiamo a vedere, questo è normale, ragazzi, non c'è niente di male, anzi pagare 100 euro di commissioni su un ordine a 200.000. Anche perché, ripeto, al giorno vedi questa cosa qua, già in 3 mesi, cioè, ok, niente. È meglio che comunque pagare il 5%, perché su 20.000 il 5% sono soldini, sono, perché quando vi vendono i fondi in banca quel 5%, che poi non ve lo fanno pagare se però glielo chiedete, se non glielo chiedete invece ve lo picchiano giù quel 5%. Esatto. Amundi Prime Euro Government Bond 0 anno, cosa vuol dire? Lo capiamo già dalla descrizione. Qua investiamo in obbligazioni governative emesse da nazioni dell'Eurozona con scadenza tra 1 e 12 mesi, tendenzialmente con rating investment grade. La cosa carina in questo caso è un TER dello 0,05, quindi veramente qua quasi nullo, meno dello spread, quindi è incredibile, a discapito della dimensione del fondo, che ha 287 milioni, un po' piccolino, però abbiamo titoli governativi, 287 milioni, abbiamo investito 200.000, abbiamo un TER dello 0,05. Il problema della dimensione piccolina può essere che l'ETF viene chiuso, viene incorporato, signori, anche nel caso in cui dovesse succedere una roba del genere, ma chi se ne frega, cioè speriamo non succeda, ma più che altro speriamo a livello burocratico di star qua a fare un click, ecco, evitiamoci di fare un click, e eventualmente se arriva la comunicazione che questo fondo verrà cancellato, tolto, smembrato, fuso, possiamo sempre con un click venderlo per ricomprare qualcosa d'altro. Sì, tra l'altro anche qui ha 92 partecipazioni, quindi ha 92 titoli di Stato dentro, quindi con un click abbiamo appena acquistato 92 titoli di Stato diversificati. Qua Just ETF non so perché non ci dà i paesi, potremmo sempre andare sul sito dell'emittente, anzi vediamo sul sito di borsa, no, probabilmente sul sito della borsa no, ma sul sito dell'emittente sicuramente lo troviamo, ma lo capiamo anche da qua, quindi Francia, Germania, Spagna, del codice ISIN capiamo, Italia troviamo voi, dopo un po'. Voi capite che quello che abbiamo appena fatto in un secondo, non potevamo acquistare 92 titoli di Stato a manella, perché se comprate 92 titoli di Stato a manella diventate matti, li esaurite completamente, e i costi di commissione altro che 100 euro, pagate 500 euro per acquistarli tutti quanti, e poi la gestione ogni anno dovreste rifare lo stesso giro. Così invece c'è un acquisto fatto, 92 titoli di Stato in portafoglio, questo serve per la liquidità, quindi per investire la liquidità di breve termine, quella che vi serve, che sapete che vi può servire nel breve e che volete tenerla al sicuro, al riparo, ma con un piccolo apprezzamento, che oggi sono i rendimenti dei titoli di Stato europei sulle breve scadenze, 0,1 anno. Esatto, su cui abbiamo piccola variazione del prezzo dovuta alla variazione dei tassi, ma veramente piccolissima, non è una linea retta che sale. Se andiamo a vedere il rischio, la volatilità è leggermente superiore rispetto al famoso Xeon, però siamo a 0,040. È comunque una volatilità piccolissima. Se andiamo a vedere i rendimenti, ecco, la differenza sarà, che ne so, ottobre, novembre e dicembre, in cui i tassi sono scesi di una virgola, magari abbiamo qualcosa in più. Ecco, a gennaio, febbraio, invece che 0,35 abbiamo 0,25, perché in realtà abbiamo capito che i tassi non scenderanno a breve, insomma tutto quello che abbiamo già detto nei nostri video, quindi c'è un minimo di sensibilità, ma praticamente che la notte vada a letto tranquillo, ecco. Esatto, assolutamente sì, anche perché all'interno della nostra diversificazione investimenti aziendali, come avete visto, vediamo se abbiamo ancora l'accesso, esatto, se torniamo sul nostro patrimonio,
noi abbiamo, è vero che su questo strumento stiamo parlando di governativi a 0 un anno, quindi rischio zero, ok? Tra un mese saranno al 99% positivi. Comunque, a livello di portafoglio abbiamo 600.000 praticamente nel super monetario che con un click è libero. Quindi dovesse succedere qualsiasi cosa, capite che... Hai detto la cosa giusta, con un click ce l'hai immediatamente. Cioè questi soldi, se ci servissero adesso, che ci chiamano e ci dicono guarda, dobbiamo prendere 500.000... pronti, che problema c'è? Sell e li prendiamo, che non è la stessa cosa del conto deposito. Il conto deposito, soprattutto anche quando è svincolabile, non te lo svincolano subito, ci vogliono giorni d'attesa, e allora non puoi essere così flessibile come lo sei con questo ETF o con questa categoria di ETF. Quindi hai la massima flessibilità istantanea ai rendimenti superiori, soprattutto sui giornalieri, e anche se lo tieni 7 giorni, 7 giorni ti sei preso il rendimento annuale di quei 7 giorni. Per avere un rendimento più alto di un conto deposito, nel 99% dei casi è un'offerta, quindi dura magari 3 mesi, dura 6 mesi, quindi in quei 6 mesi devi andare, prendere comunque informazioni, aprire il nuovo conto o comunque il conto deposito che è online, magari spesso devi andare in filiale, firmi e poi ti arriva e poi ritorna perché magari dimentica, cioè... Ma avete voglia di star lì, aprire un altro conto, trasferire la liquidità, inserire l'IBAN? Cioè, è una cavolata. Certo, ci vogliono 10 minuti. Perché con 10 minuti rispetto a un click è tutto facile, tutto veloce. Poi finisce l'offerta, tra 3 mesi, tra 6 mesi dovete star lì, chiudere il conto. Ma l'ho chiuso, l'ho aperto, ah me li sono dimenticati, li lasciate lì per 2 mesi, non prendete interessi. Ma lo mettevi qua e ma qua rendeva un po' meno. Sì, ma avresti preso interessi anche nei 2 mesi che si sono svincolati. Cioè, io vedo veramente tante difficoltà, micro difficoltà, che però fanno perdere efficienza e quindi alla fine rendimento agli investitori. Diciamo, ah, sì, è vero, sì, però non è che posso segnarmi che il 15 di maggio mi scade il conto deposito e quindi devo rientrare. Io lo farò settimana prossima. Ma allora lo facevi qui? Ma prendevo lo 0,1, sì. In quella settimana di ritardo l'avresti recuperato. Sì, anche se mi desse l'ETF un rendimento più basso rispetto al conto deposito, sceglierei l'ETF. E attenzione, perché qua uno dice: ma perché state facendo? Adesso vi faccio io sono consulente finanziario. Bonetti è persona rilevante all'interno, quindi puoi dire la tua anche te. Cioè, ma era pure io. No, parlo di da consulente finanziario. Uno sembra, ma perché questi parlano bene di ETF? No, stiamo cercando di ragionare a livello oggettivo, anzi scrivetelo nei commenti se siete d'accordo con noi oppure no. Perché? Perché se anche un cliente mi dicesse no Danilo, ho trovato quel mezzo punto in più, per me non è un problema andare a aprire il conto, eccetera, 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 liberissimo di farlo, ok? Liberissimo di farlo, quindi qua stiamo discutendo oggettivamente dei pro e contro per fare un'operazione piuttosto che un'altra. Noi... che siamo liberi e non guadagniamo niente da fare con questi ETF, se non il rendimento che ci dà. Ecco, noi potevamo aprire un conto deposito, a parte che sulla liquidità aziendale è un po' più difficile, ma anche se ci fosse la possibilità, non ci siamo neanche informati, perché abbiamo tutti i rendimenti delle principali conti depositi, ma... Sono più spartimenti, spesso meno rendimenti. Ma sì. Però... il bello di un consulente finanziario indipendente è proprio quello che condivide insieme al cliente le informazioni, poi sarà spesso il cliente a decidere. Quindi anche questa è una decisione che di solito prendiamo in condivisione con il cliente. Quindi se il cliente mi dice sì, però me il conto deposito non lo so perché non è un problema, c'è la banca sotto casa, l'opero online, ho tempo, sono in pensione, anzi meglio, liberissimi di andare a farlo. E questa è la differenza che contraddistingue la consulenza finanziaria indipendente, quella bancaria, che piuttosto che un conto deposito si vendono, non dico chili, perché dovete fare i fondi, dovete fare i servizi di consulenza, oppure non hanno il conto deposito e quindi non conviene. Ma allora dico io, ma ancora? Chi stai a... No, stanno a... te lo dico io cosa stanno cliccando il link in descrizione. Ancora non l'avete fatto. Lo stanno facendo. In descrizione c'è il link, dovete sfondarlo di click, siete consumare quel link. Perché non avete ancora richiesta l'analisi? È gratis, ragazzi, non pagate niente. Vi facciamo vedere numeri alla mano in un report di 70 pagine e un'ora di call gratuita col consulente. Oggettivamente, con i numeri alla mano, come potete migliorare i vostri investimenti. E non spendete niente! E poi siete liberi di continuare ad andare dal bancario
non so far che cosa, io non c'entro niente. Ma digli queste cose, così le impara. Puoi andare dal bancario oppure prendere una, entrare in consulenza direttamente con noi. Miglior società di consulenza finanziaria indipendente 2023, non a caso. Sotto in descrizione c'è il link. Signori, fatelo adesso, ogni giorno vi perdete tanti rendimenti, vi perdete, quindi vi aspettiamo. Torniamo a noi, siamo arrivati? Siamo arrivati, abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto vedere tutto qui. Questo è un ETF, a differenza dell'altro, non so se l'avete visto, che è a replica fisica, quindi non sintetica. In questo caso, che cosa vuol dire? Lo vedete qui, ad accumulazione, quindi reinveste i dividendi, le cedole in questo caso, quindi è a fisica. Vuol dire che non c'è un rischio della controparte, quindi non c'è un contratto swap. Infatti, se andate sui dettagli della replica, qui non trovate niente, per cui è leggermente, quindi di niente, stiamo parlando di virgole, leggermente più sicuro di quello che abbiamo visto nell'altro video, che trovate anche questo sotto in descrizione. Ma quanta roba vi diciamo, quanta ve ne diciamo, ma chi ve lo fa vedere? Fatemi vedere chi vi compra gli ETF live, così 200.000 a mercato, le cose peggiori facciamo. Ma il bancario, quando vi dice che l'ETF è rischioso, che il fondo è meglio dell'ETF, ma ce li mette 200.000 nel fondo? Il bancario, l'assicuratore che vi vende le polizze, i soldi suoi, mezzo milione di soldi suoi, ce li mette? Io ho conosciuto bancari che investivano nei peggior fondi e poi già vedere, guarda, l'ho fatto anch'io, però guadagnavano talmente tanto dalle commissioni che diceva, è vero che fanno schifo questi investimenti, però mi fa fare un po' di clienti. Va bene, detto questo ragazzi, grazie per averci seguito anche in questo nuovo video, mi raccomando iscrivetevi al canale perché ve ne facciamo vedere un altro di ETF, metteremo altri 200.000 in un altro ETF, così almeno... Dottor Zani, le clicchi, non si preoccupi. Lo vediamo nel prossimo video, quindi vi iscrivete al canale, c'è il tasto iscriviti, la campanellina da attivare, così appena c'è il video, pam, vi arriva la notifica e scoprite che ETF stiamo comprando. Condividete il video. Condividete il video, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. E inoltre abbiamo la fila di consulenti finanziari indipendenti che lavorano con noi, che aspettano di analizzare il vostro portafoglio, mettersi in contatto con voi per darvi il valore. Basta cliccare sul link in descrizione, compilate il form e abbiamo la fila qua fuori, che sono pronti a contattarvi per aiutarvi. La promessa, il regalo che vi ho fatto, ragazzi. Più il regalo di oggi, che è l'ultima volta questo, Prossimo video è l'ultimo. Se avete... Non lo so, vediamo il prossimo video. Se avete più di un milione di euro, un quarto d'ora di call con Danilo. Glielo dite, guardate, ho visto il video, Alessandro ha regalato un quarto d'ora con Danilo. Oggi o meglio, che poi non so se... Secondo me non richiedono, potrebbero non richiedere analisi per questo. Apposta la descrizione. Quindi se non la volete, vi capirei, vi capisco. Dipende da, potete scegliere, ma se non lo volete non so. Non è obbligatoria. Potrebbe essere un deterrente. Signori, detto questo, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.